Buonasera. Guarda che può passare. Ecco, ma come la bomba all'acqua. Passa l'acqua. Oh, Dio. Bagni il prato. Chiudi l'acqua. È per pazziare poco. Buonasera. Questo è il secondo che fa viaggio che faccio. Da Napoli. Non mi ero mai spostato dalla mia città. Avevo fatto un lungo viaggio a Salerno. Ma niente di speciale. Se non che vi devo raccontare la storia perché è un'avventura. Circa un anno fa ero a casa mia che stavo verso l'uno, a mezzogiorno. Stavo pizzicando qualcosa perché io ho l'ulcera. Posso mangiare poco. E infatti stavo mangiando un cefalo ripieno, incefalato mare. Con vongole, sarde, alice, tartufi di mare e cazzi va. Quando mi arriva una telefonata. Dico, chi è quest'ora? Prendo il telefono e dico, pronto? Pronto, buongiorno, sono Ballandi da Milano. E che vuole? La volevo invitare... Lei chiama a quest'ora che stiamo mangiando. Scusi l'orario, ma noi la volevamo invitare a Milano per un grande evento, una grande manifestazione, una grande convention. E quindi lei è un giornalista sportivo. E gli dico, che vuoi? Se lei viene a Milano... Cazzo, Napoli-Milano, sono 8 mesi di viaggio, lei mi chiama... Io meno. Io non posso venire. Io ho attività a Napoli e lo sappiamo, al punto io ho 2 giornali che sono giornalista e editore. Ho Vicl che è arrivato a decine di copie e il Financial Naples che ne ha venduto manca una cazza e copie e ho perso la sfida finanziaria con Napoli, dalle rotative finisce direttamente nei cessi e poi ho pure un negozio caro Ballare, come si chiama, ho un negozio di antiquariato. Mi venga a trovare il negozio. Il negozio si chiama Cose di altre case. Venga di notte che è meglio. Mio cognato ha combinato guai, perché mio cognato è il fratello minore di mia moglie, fa un creativo. Che vuol dire il creativo a Napoli? Napoli è creativo di natura, il napoletano è creativo di nascita. Tu che cazzo fai un creativo? Io sono creativo professionale. E chi se ne fotte? Mia moglie, falla faticare, è 20 anni che è disoccupato. Dico, sei a 15 anni. Si prevede che per altri 5 anni sarà disoccupato. E che fai qualcosa, ma non rompere il palo, fai. Grazie. Signor Ballani, chi stucca ha fatto l'insegna nuova del negozio. Cose di altre case, punto esclamativo, ha scritto. Venite, 2 punti esclamativi. Ritroverete il vostro mobile. Ma va, fa mostra a chi la viene. Ho dovuto chiudere. Adesso abbiamo aperto a Ischia, Cose di altre case mare. Speriamo bene. Comunque, guardi, io vengo a Milano, mi devo organizzare. Devo parlare con gli amici, ma già organizzato. Faccia pure, non l'aspettiamo, va buono, la richiamo, arrivederci, grazie. Ho chiamato mia moglie e ho detto, vieni qua, andiamo a Milano. Grazie, Milano, un anno di viaggio. 9 mesi, 8 mesi. Porti qualcuno dai nonni, dagli zii che io chiamo Bruscolotti, il mio amico. Chiamato Bruscolotti che c'ha una scuola di calcio a Casoria da 30 anni. In 30 anni non è ancora uscito un calciatore. Diceva, ok, non sanno giocare. No, per dentro mangiano, dormono, giocano, fottono, perché devono uscire? Giustamente. Era uscito un campioncino a picchiare alla porta dopo 2 giorni. Fatemi rientrare! Fatemi rientrare! Ho detto, Bruscolotti? Sì, felice, che vuoi? Andiamo a Milano. Cazzo, Milano, 1 anno e mezzo di viaggio. Va, fa, guarda. 8-9 mesi, vuoi venire? È certo che vengo. Allora, alle 2 di notte, martedì sotto casa mia, va buono. Sarò precisissimo, puntuale. Ciao Brusco, altri attaccato. E ho chiamato un altro amico, Pesaola, che era il circolo canottieri di Napoli, che faceva la solita partita di scemento. E tu, Pesaola, come stai? Bene, felice, sto bene. Che fai? Sto giocando la partita di scemento. Come va? Bene. Ma perché parli piano? Perché la partita dell'anno, la posta è altissima. E tu come stai andando? Perdo 190 milioni. Azz! E mo che fai? Vado avanti. Quando arrivo a 1 miliardo mi ammazzo. Dico, ammazzati prima che è meglio. E che vuoi fare?
Senti, noi andiamo a Milano, vuoi venire? Venga, se occhieri il buffo, venga. Allora, alle 2 di notte, martedì, sotto casa mia, mi raccomando, puntuale. Il martedì successivo, eravamo sotto casa mia, io, mia moglie, Pesaro e Bruscolotti. Ho estratto la macchina dal box. Box, sono due cartoni con una pietra sopra. D'altra parte io non ho una macchina di lusso, ho una Duna. Non ridete dalla Duna, che mancazza, eh! Quando si nomina una macchina vecchia tutti ridono. Babbo, alle 2 di notte eravamo sotto casa mia. Siamo saliti. Ah. Siamo saliti sulla macchina. Io, mia moglie, Pesaro e Bruscolotti. E detto, mo partiamo e teniamo una media perché in 8 mesi dobbiamo arrivare a Milano. Mi raccomando. Sì, sì, felice. A Pesaro gli avevo fatto 2 gambaletti di plastica con un laccio emostatico molto stretto, pieno di herbe magique, mentine, salvia, deodoranti perché gli puzzano i piedi in un modo pestilenziale. Pensate, lui ha avuto 4 cani, gli sono morti tutti ai piedi. L'ultimo è barboncino, si è spelato in 2 ore. Pareva un coniglio e l'abbiamo mangiato, che dovevamo fare? Siamo partiti. Poi ho visto che Pesaro era diventato verde fluorescente, una reazione chimica. Ho detto, togliete gli gambaletti, abbassate i finestrini e andiamo, e partiamo. E non ci fermiamo più. Dopo 2 minuti abbiamo visto una pizzeria. Che state pensando? Che state pensando? Facci una pizza. Andiamo. Pizzeria La Zoccola. Non era il nome, era proprio una zoccola che stava sulla porta. Dice, vedi, sono La Zoccola. Mia moglie fa, non fa un scemo. È la proprietaria, che... Siamo entrati, ci siamo seduti. Bruscolotti si è pigliato un trancio di pesce spada verticale. Pesaro si è mangiato i gamberi che c'erano negli steri, gambalette, muschio e cose varie. Io non ho mangiato niente perché devo guidare. Mia moglie si è pigliata una porzione, scusate l'espressione, di pesciazzo. Ma dice, ma perché sta parola? Perché il pesciazzo, prima di tutto, è un pesce che non si deve pescare perché è in via di estinzione. È protetto. Ed è pure patrimonio dell'umanità. Il pesciazzo ha sto nome popolare perché quando è apparso 20 anni fa la gente che era sul molo ha detto cazzo pesce quello là, cazzo pesce quello là, l'ha detto cazzo lo sacci che pesce quello là, sapete che pesce, no sappiamo, è rimasto pesciazzo. È un pesce raro, assolutamente, è anche fatto in un modo strano, tiene una testa a cupola. Si può dire? Poi va più morbido sotto e sotto alla fine c'ha 2 sacche che lui nel fondo marino scava, mangia, non so che cazzo fa con queste 2 sacche. Esistono 3 specie di pesce azzo di fondo, pesce azzo di passo e il pesce azzo africano che è più grosso. E non sono doppi sensi, è la verità. O pesciazzo, perché è stato avvistato? Perché è una strana peculiarità. Nuota con la testa fuori dall'acqua. Ero in barco con mio figlio l'altro giorno e ho detto, papà, guarda la testa, cazzo, dattosi! Quello è l'assessore al turismo e spettacolo di Napoli. È calvo, ma non è una testa, cazzo. Il pesciazzo, se lo vuoi catturare, lo puoi catturare solo nella stagione degli amori, che per lui dura 1 giorno. Si innamora di un altro pesce raro, la patata di mare. Quando la vede, ah, c'è una patata di mare! E impazzisce. Fa la pantomima della natura, il corteggiamento. A volte, a furia di corteggiare, esce pure dall'acqua e si sdraia su uno scoglio. E fa il sirenetto, fa o fic. E a volte si addormenta pure il pesce azzo. Lì lo puoi catturare. Gli devi girare da dietro, senza fare il minimo rumore. E quando sei dietro a lui, lo acchiappi per là con l'otra e lo catturi. Guai se girando da dietro fa un rumore, lui sente, si sveglia, pam, si rigidisce e cerca di pigliarti lui da dietro. Cioè, voi scherzate. Il mio pescivendolo è stato colpito 18 volte. Mo ha chiuso il negozio e fa il cubista riccione con un tango. Tu forse lo conosci. Che ne sacci, Abu. Alla fine, alle 6 del mattino siamo ripartiti.
Viaggia, 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 viaggia. Dopo 48 ore di viaggio vedevamo ancora il Vesuvio. Dico, ma sbagliato. Bruscolotti, il navigatore, mi dice, Felice, può darsi che sia il Gran Sasso. Il Gran Sasso che ti chiama in capo e ti faccia una ferita che non si rimargina in 30 ore. Chi la casa di Pasquale, Gennaro, Vicenza? Eravamo a 300 metri da casa mia dopo 4 giorni. E torniamo indietro. Torniamo indietro. No, andiamo al Milano. Torniamo indietro. Basta, siamo tornati a casa. Dopo 4 giorni eravamo nata volta sotto casa mia. Dico, iata venne. Io mi vado a cuccare, vado a riposare. Iata venne. Quando mi si avvicina a Pesaola e mi dice, Felice, che vuoi? Ti posso parlare? Di che io voglio andare a dormire. Ci sono degli amici che ci possono aiutare. Dico, come si chiamano questi amici? Non mi chiedere il nome, ma ci possono aiutare. E che possono fare? Ci possono dire dov'è l'autostrada. E quando l'hanno fatta questa autostrada? 40 anni fa. Ah! E infatti sono arrivate due Mercedes. Sono scesi quattro elementi enormi, grossi, grani e pelati. Si sono avvicinati. Siete voi che dovete prendere l'autostrada. Sì, siamo noi. Venite. Prima di salire in macchina ci hanno bendato. E dopo mezz'ora su, giù, a destra, a sinistra, si sono fermate. Chi sta all'autostrada? Scendete e ia da venna a fangula. Grazie per la gentilezza. E infatti davanti a noi c'era questa strada lunga, diritta, fino all'orizzonte. Siamo partiti, io e mia moglie, Pesaola e Bruscolotti. Dopo 20 minuti c'era il casello di Napoli, dove sopra hanno costruito casa schiere, villette, campi da golf. Tutto hanno fatto. Abusivo, eh? Persino i telepass hanno i panni stesi. Dice, ma perché? Perché quelli si alzano e si abbassano i panni e si asciugano prima. Guarda l'ingegno. Siamo entrati nel casello e il casellante ha aperto il finestrino e ha detto, che volete? Ma dunque vuoi tu? Io sono il casellante. E chi se ne fotte? Voi di qui non passate se non ve lo permette. Io scendo dalla macchina, chiamo la capa e fa, di dove siete? Siamo di Napoli. E ditelo prima. Andate pure. Dietro di noi c'era uno di Voghera che era entrato a Salerno, 1900 euro ha pagato. Guardala. Siamo partiti, abbiamo fatto Napoli, via Milano, eh. Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Modena, Verona, Brennero. Abbiamo sbagliato di 800 chilometri. Di che modo andiamo? C'era niente. Una raduna. Dico, Bruscolotti, navigatore, t'ammazzo, dove andiamo? Andiamo avanti. Troveremo un cartello a destra e a sinistra. Proprio avanti si trova sempre qualcosa. Siamo andati avanti. Abbiamo visto il cartello. Slovenia. Abbiamo proseguito. Salisburgo, San Pietroburgo, Mosca. Nella Piazza Rossa era pieno inverno, 28 gradi sotto zero, pensavo uscito in costume da bagno. Che fai? Non lo sapevo dove eravamo, mi hanno fritto. Ho detto dobbiamo partire, andiamo verso il sud, torniamo verso il sud. Abbiamo fatto la tappa più lunga. Abbiamo fatto Mosca-Cipro. 6 anni. E dopo 6 anni a Cipro, Pesaola è morto di vecchiaia. Abbiamo pianto, l'abbiamo cremato secondo le sue volontà in un forno a microonde di Cipro e ce l'hanno restituito in una boatta di pelati Cipro. Mi ha preso il traghetto e dopo Nathan, 7 anni in Tibet, ragazzi, in Tibet, siamo arrivati a Napoli. Siamo andati. Siamo andati al molo Beverello, dove Pesaola voleva essere gettato in mare le ceneri. Siamo andati, io, moglie, Bruscolotti, abbiamo buttato le ceneri nel mare e piangevamo. Quando un cazzo venti grecale ce l'ha sbattuto in faccia, nata volta! Le ceneri di Pesaola addosso, ce l'ha zaccato. Amorit, questa è l'amicizia, lui non se ne voleva andare, lui voleva restare con noi. E abbiamo cantato. Persi nel mare, nel vento, abbiamo cantato. La canzone preferita di Pesaola. Vai! Stai lontano.
stana questo cor, cotte vola copen sier. Niente voglio, niente spera, che no giorno torna accanto a me. Sì, sicuro che sta amore, come so sicuro te. Vita, oh vita mia, oh cuore, e chi sto cuore, si stato o primo amore, e o primo e l'ultimo sarà per me. Andiamo bene! Oh vita mia, oh cuore, e chi sto cuore, si stato o primo amore. E basta! Basta che c'è sto sole, basta che c'è sto mare, non è ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 scordammi ciò passato, si me ne vuole paesà. Oh, vita, oh vita mia, oh cuore, e chi sto cuore si state. O prima amore, o prima e l'ultima sarà per me. Oi vita, va bene. Grazie, buonanotte a tutti. E vi voglio bene. Si sta, o prima amore. Sta. E quando dico sto, vi dovete fermare, vi chiamo l'amore in faccia. E o prima e l'ultima sarai per me. Grazie, buonanotte!